Lui sicuramente è molto più informato di me. No, vabbè. Lo dico subito. Io sono Fabio D'Alfonso e faccio parte appunto di Pensiero Urbano, che è una realtà che è nata a seguito dell'emergenza abitativa che si è sviluppata in autunno sostanzialmente l'anno scorso. Da non possibilità per tanti studenti, soprattutto studenti fuori sede, ma in realtà non solo, di accedere a una casa a prezzi insomma ragionevoli. È la punta di un iceberg, comunque sia. Pensiero Urbano è un laboratorio essenzialmente, quindi sì, è uno spazio nel quale ci stanno tante realtà. Abbiamo pensato che l'istruttoria pubblica, questa richiesta di istruttoria pubblica, potesse essere uno strumento valido. Perché? Perché diciamo premia la partecipazione con la raccolta di 2000 firme di fuorisede, di residenti. Si può diciamo sollevare un tema all'ordine del giorno in consiglio comunale e tramite questo strumento insomma vogliamo provare a far cambiare qualcosa. Personalmente penso che il problema del casting sia un problema che c'è a prescindere, cioè nel senso che comunque c'è una certa, una selezione viene fatta. È vero anche però che negli ultimi 5-6 anni Bologna è esplosa, si va da diciamo no dams, che già quella è una discriminazione di fatto, fino a se sei di confessione musulmana qui non puoi entrare, insomma. Abbiamo intenzione di continuare a approfondire questo tema, di continuare soprattutto a proporre soluzioni. Vogliamo diciamo anche avere delle proposte tecniche, dal limite di abitazioni che un host può mettere su Airbnb, un codice unico identificativo, la semplificazione della scia per garantire appunto che poi i soldi di questa economia rimangano in questa città e non vadano a finire in Irlanda dove Airbnb ha la sede. Innanzitutto, vabbè, non perdersi d'animo, tutti quelli che come dire, comunque abbiamo parlato, soprattutto studenti, tutti hanno vissuto una qualche diciamo ingiustizia a livello abitativo. E soprattutto attivatevi, insomma, perché secondo me abbiamo la possibilità di innescare un meccanismo positivo per la città.